Avevo visto anche il presidente della Reale Cappella di Santa Venera, Santo Di Mauro, che lo invito a intervenire. Ciao Santo, anche tu reduce dalla presentazione del libro su Santa Venera, però parliamo delle Candelore. Buonasera a tutti, ringrazio il comitato di Volta Guzmana, questi ragazzi sono super attivi, sono bravi. Ringrazio in particolare a Fabrizio Bugliatti che è stato anche un propugnatore, assieme l'abbiamo voluta. Più 2000 messaggi con Salvatore Argentino, se mi sente, abbiamo organizzato questa serata. E le Candelore rappresentano le corporazioni, che facevano un'offerta votiva alla Santa. Da quasi 5 secoli rappresentano un atto di devozione, rappresentano il popolo che va incontro alla Santa, portandole la luce e illuminandole il cammino per le strade. Una volta non c'era la pubblica illuminazione, erano le Candelore che facevano la luce alla Santa. Questa, io li devo ringraziare i 3 comitati più il 4 che hanno uscito, ringrazio i 3 comitati per la buona volontà che mettono all'impegno. Non ricevono una lira e fanno tutto in modo volontario, sacrificando solo per passione e per amore, e mi auguro anche per devozione. Abbiamo intrapreso la strada, vedevo il sindaco qua da qualche parte, vedevo il sindaco che stiamo intraprendendo la strada di poter ancora più valorizzare queste Candelore. Ricostituiremo le vecchie corporazioni in forma moderna, con personale giuridica, per poter gestire al meglio queste Candelore, poter valorizzarle e poter usufruire di finanziamenti per sistemarle, perché noi non possiamo sistemarle, uno per mancanza di denaro, 2 perché sono vincolati alla sovrintendenza essendo oggetti storici e vincolati. Quindi abbiamo queste Candelore. Qualcuna è tra le più antiche in funzione in Sicilia, hanno un pregio storico non comune, una Candelora in perfetto stile acese, c'è lo stile acese delle Candelore. Anche a Cireale dovrebbe da questo punto di vista valorizzare questa tradizione e questi ceri. Dicevamo prima ne mancano 2, manca quello dei calzolai e manca anche la Candelora degli artigiani. Al più presto anche questi che vediamo qui hanno bisogno di urgenti restauri, mancano delle statue, mancano delle parti che sono state trafugate negli anni passati quando questi ceri per qualche ragione oscura erano cadute un poco nell'oblio. Sindaco Stefano Lì. Buonasera. E intanto io devo ringraziare i portatori, perché se oggi noi siamo qui e c'è questa possibilità di vedere in giro le Candelore, è merito di chi ha la voglia, il coraggio, la forza, lo spirito di portarle in giro e rendere questo servizio alla città. Perché mentre uscivano da Piazza Duomo, dalla cattedrale, c'erano i turisti che fotografavano le Candelore, e ho incontrato dei turisti, dei medici che erano qua, stavano facendo una vacanza specifica, e gli ho spiegato il significato delle Candelore. Sicuramente è un'opportunità, è qualcosa che offriamo e che non è patrimonio che hanno tutti gli altri comuni, quindi è qualcosa che ci deve inorgoglire, e sicuramente noi dovremmo investire su queste tradizioni, perché sono tradizioni che caratterizzano il nostro territorio e sono le tradizioni che ci caratterizzano rispetto ai territori vicini. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo e dobbiamo fare in modo che queste nostre tradizioni rivivano e vengano sempre incentivate e portate avanti sia dai volontari ma anche dall'amministrazione, che ci deve mettere del suo. E poi sicuramente Santo Di Mauro, ad esempio, quest'anno assieme anche a tutti gli altri membri della Real Cappella sta dando un impulso. Stiamo lavorando per cercare di organizzare e dare una struttura stabile a questa festa. Allora, io direi di iniziare subito con questa esibizione delle Candelore di Santa Venera, a cominciare dal cerio dei falegnani. La Candelora è intitolata oltre ai panettieri, quindi anche ai falegnami e agli operai, è stata realizzata nell'Ottocento ed è caratterizzata dalla presenza di interessanti rappresentazioni sulla vita di Santa Venera, raffigurata nel martirio e nella gloria.
Agli angoli della base si trovano quattro angeli, alcuni strumenti dei falegnami e i vastelli di pane, che sono le forme di pane, camminavano nel cielo, dove erano presenti inoltre le statue di San Francesco di Paola, San Michele con la bilancia, Immacolata e San Sebastiano. Il cielo votivo è trasportato da 8 portatori e sfila al secondo posto tra le candelore. Emanuele Calì, Damiano Rau, Sebastiano Argentino. Signori, il cielo dei falegnami e dei panettieri. Musica! Thank you.
Il cereo, un applauso al cereo dei Pesci Vendoli.
storia importante, magari dopo tanti anni di carriera, viene omaggiato in qualche modo. Spesso oggi si usa la maglietta, viene regalata una maglietta celebrativa. Allora, Raffaele, mi ricordi per caso da quanti anni tu porti la Candelora? Addirittura 20 anni Raffaele Barbagallo, facciamo un grande applauso. E so che i tuoi amici del Cereo hanno preparato qualcosa di importante, come ai grandi campioni. Allora, dov'è questa cosa così importante? Dietro. Ma è qui, eccola qui. Abbiamo una maglietta, due magliette celebrative per Raffaele. Allora, ancora un grande applauso al capochiuma della Candelora dei Pescivendoli, e sono sicuro che Raffaele queste magliette le dedica al suo papà. È vero? Benissimo, ancora un grande applauso. Bravo Raffaele, bravo. Eccolo qua, col cappello, con la coppola classica. Era quella di suo papà. Ancora un applauso alla Candelora dei Pescivendoli e al capochiuma Raffaele Barbagallo. Ora potete ritirarvi nei vostri alloggi. Allora, abbiamo qui dei bambini che si sono divertiti con queste esibizioni. Non è... Thank you.
sorge tutta la piazza, il grande applauso per la Candelora dei Muratori.